E il mio primo pensiero è certamente quello di rivolgere un sentito ringraziamento ai miei due predecessori, presidenti, past president Massimo Pegoraro e Roberto Pacaniella, per essere riusciti, nonostante le mille difficoltà incontrate, a dirigere il club in modo egregio e a portare a termine con successo molti degli impegni presi. Ho riflettuto a lungo su come vorrei caratterizzare questa annata, che spero, come tutti, sia un'annata di progressivo ritorno alla normalità. Ed ho scelto per l'annata rotariana 2021-2022 un tema che si riallaccia al periodo di estrema difficoltà che stiamo lentamente lasciandoci alle spalle. Il tema è il benessere, inteso come welfare nella sua più ampia accezione di stato armonico di salute, di forze fisiche e spirituali. Questo sarà il filo conduttore di tutta la mia annata. Veniamo da un periodo drammatico caratterizzato da senso di precarietà, incertezza del futuro, paura per sé e per i familiari, lontananza dagli affetti. Veniamo da un periodo in cui siamo stati privati dalla libertà di compiere alcune azioni semplici e quotidiane che ci siamo resi conto essere invece così importante per ciascuno di noi. Il ritrovare un welfare rotariano, se così lo posso definire, fatto di una rinata convivialità, di un nuovo slancio verso lo spirito di servizio, di una ritrovata coesione rotariana, costituirà, a mio avviso, un piccolo ma significativo traguardo per ciascuno di noi, oltre che per il club. Pur essendo medico, non ho una ricetta per ottenere tutto questo, se non cercare di dare sempre e comunque il massimo, contando sull'aiuto di tutti i soci. Quindi, volendo illustrare i principali obiettivi della mia annata, non posso che iniziare da quello che ritengo il primo e di gran lunga il più importante obiettivo dell'annata, obiettivo mio e del mio direttivo: riuscire ad ottenere un ampio coinvolgimento di ciascuno dei soci. In più occasioni è stato portato all'attenzione del consiglio direttivo di Roberto Pacaniella, anche in occasione dell'ultima assemblea, ed adesso anche al direttivo che ho l'onore di presiedere, che i soci si sentono poco coinvolti e non sufficientemente informati su quello che accade all'interno del club e su quello che riguarda lo stato di avanzamento dei service. Questo accade nonostante l'ottimo lavoro di comunicazione e di divulgazione che Michele Forin e la sua squadra continuano a portare avanti nella stesura di Il Mio Rotary, che, chi non lo sapesse, è il giornale del Rotary Club Padova. Indiscutibilmente il Covid è stato un ostacolo reale alla realizzazione dei service, impedendo anche le normali interazioni tra soci, il loro coinvolgimento e quello di operatori esterni al club nelle azioni di servizio programmate. Fortunatamente, l'anno che mi vede presidente inizia con una nota di cauto ottimismo giustificato dall'efficacia della campagna vaccinale, cui Rotary sta contribuendo in maniera straordinaria con l'impegno diretto in prima persona sia di sanitari sia di volontari amministrativi, tutti coordinati a Padova dal nostro instancabile Roberto, al quale va assolutamente un ennesimo applauso. Campagna che sta ottenendo un calo molto significativo dei nostri casi,
dei ricoveri e dei decessi, dando ossigeno alla speranza che presto questo sia solo un brutto ricordo. Quindi ho detto obiettivo numero uno, coinvolgimento di ciascun socio. Vediamo un attimo in termini di metodologia cosa faremo. Il momento pertanto sembra favorevole per aprirsi maggiormente, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e per coinvolgere e stimolare sempre di più i soci. Ed il mio direttivo ed il sottoscritto ci proponiamo di procedere come segue. 1. Intendiamo dare maggior peso alla collegialità dei processi decisionali. Ci impegneremo infatti per assicurarci che le decisioni prese per il club rappresentino davvero la preferenza della maggioranza e non solo quella del direttivo o del sottoscritto. In tutti i casi ci sforzeremo infatti per non ignorare la possibile coesistenza di modi di pensare divergenti. Se costruttivi, questi ultimi saranno sempre presi in debita considerazione per permettere la definizione di un percorso che verrà condiviso dal numero maggiore di soci. Punto 2. Intendiamo dare ai soci un ruolo attivo in molte delle nostre conviviali. Dopo quasi 2 anni di limitazioni e di riunioni virtuali, la possibilità di ritrovarsi ci consentirà di riscoprirci, di valutare la nostra resilienza, ovvero la capacità di adattarsi a un evento mantenendo lo stato di salute. Per questo obiettivo verrà dato parecchio spazio a serate dedicate ai soci con la possibilità di condividere con gli amici una traccia del profilo personale e professionale. Questo permetterà di conoscerci meglio, di ritrovarci, di capire e valorizzare maggiormente il valore aggiunto potenziale di ciascuno di noi per la realizzazione di azioni di servizio. Terzo punto, intendiamo coinvolgere soci nuovi in ciascuna delle commissioni del Rotary Club Padova. Nel 2021 e 2022, ad eccezione della commissione effettivo, ciascuna commissione del nostro club avrà il coinvolgimento obbligatorio di almeno un nuovo socio, e per nuovo intendiamo un socio entrato dopo il 2017, o di un socio di età non superiore ai 40 anni. Quarto punto, intendiamo aggiornare in maniera sistematica ciascun socio sulle novità che riguardano il Rotary Club Padova. Ovviamente restano a disposizione ciascuno degli ottimi strumenti di comunicazione elettronica o cartacea già disponibili nel nostro club. Tuttavia, senza dubitare minimamente sul ruolo comunicativo fondamentale giocato da questi strumenti, il mio consiglio direttivo ed io abbiamo deciso che con cadenza sistematica verranno dedicati alcuni minuti delle conviviali per fare il punto sulle attività del club, con particolare riferimento allo stato di avanzamento dei servizi, ai contatti con le istituzioni e con gli altri club. Entriamo adesso nei service, che abbiamo suddiviso in 2 categorie, i cosiddetti service ereditati e i service nuovi. Il servizio e l'amicizia sono i pilastri e la stessa ragione d'essere del Rotary. Sono valori che si sostengono a vicenda, che si alimentano a vicenda. L'amicizia si costruisce con la volontà di convivenza buona e generosa, ed il servizio è la concretezza con cui si può esprimere la responsabilità sociale. Service ereditato. Con questo presupposto, il Consiglio Direttivo ed io intendiamo proseguire e portare a termine i progetti ideati e già iniziati dal mio predecessore. La pandemia, infatti, ha stravolto i programmi di chi ci ha preceduti e certamente ci adopereremo per chiudere in maniera proficua le iniziative, i service già in campo. Tra questi desidero ricordare 1. La seconda edizione del premio internazionale Claudio Scimone, il concorso musicale per giovani musicisti di qualsiasi nazionalità
bandito nel ricordo del maestro Claudio Scimone, che per anni ci ha concesso il privilegio di essere annoverato tra i soci onorari del nostro club. E oggi è piacere mio informarvi che la signora Scimone rimarrà a sua volta socio onorario del nostro club anche per l'anno 2021-2022. Ringrazio la signora Scimone. Ricordo che il premio internazionale Claudio Scimone è espressione di una partnership, a mio modo di vedere, vincente tra il Rotary Club Padova e l'Inner Wheel Padova 2 CARF. All'inizio del mese di agosto il concorso entrerà nella fase di audizione dei candidati e di selezione dei vincitori della seconda edizione del premio internazionale Claudio Scimone, della prima edizione del premio Giuseppe Tartini e del premio Giovane Talento. A seguire i vincitori si esibiranno in occasione del concerto dedicato dai solisti veneti al loro grande maestro Claudio Scimone presso l'Auditorium Pollini il 5 settembre prossimo 21. Come secondo service cosiddetto ereditato voglio ricordare il progetto Amare il Mare, che vuole avvicinare in maniera ecologica i ragazzi ai fiumi, al mare ed alla laguna attraverso l'uso di barche a remi e a vela. Per questo progetto mi piace ricordare che saranno coinvolti prima di tutto l'Istituto Rosmini dell'Arcella. La scelta dell'istituto non è casuale, tiene conto di un istituto dove magari ci sono forse dei ragazzi in parte un po' meno fortunati dei nostri. Ci sarà poi il coinvolgimento dell'assessore alla cultura del Comune di Padova e delle società sportive, la Canottieri di Padova e Porto di Mare di Chioggia, nonché l'atleta Rossano Galtarossa, che come voi sapete è stato olimpionico a Sydney nel 2000. Infine, il terzo progetto ereditato che porteremo avanti è il progetto del Comune di Padova, Alberiamo Padova, regalo un albero alla tua città, che ha per obiettivo quello di rendere più piacevole e vivibile la nostra città. Service nuovi. Per quanto riguarda invece i service di nuova progettualità che vedranno la luce durante la mia, direi la vostra annata, il consiglio direttivo ed io abbiamo deciso di puntare su un numero limitato ma il cui impatto dovrebbe essere, a nostro modo di vedere, significativo. D'accordo con Don Dante, il direttore del QAM, che è anche un mio compagno di corso di lunga data, abbiamo concordato un'azione congiunta Rotary-QAM che sarà specificamente disegnata per avere delle ricadute dirette sul territorio italiano sotto forma di assistenza a cittadini stranieri o anche italiani che si trovano al momento in condizioni di indigenza. Il ripristino del benessere, o meglio, la ricerca di un nuovo benessere, non riguarderà solamente aspetti economici, ma comprenderà degli aspetti educativi, per alcuni dei quali vogliamo fin d'ora chiedere il coinvolgimento diretto dei nostri soci. A questo proposito, mi piace ricordare che grazie alla sapiente regia del nostro assistente del governatore, nonché mio vicepresidente, il nostro amico socio Alessandro Callegari, in questo service QAM siamo riusciti a coinvolgere gli altri club della provincia di Padova. A questo punto l'obiettivo è quello di raggiungere l'impatto economico ed operativo di un cosiddetto Global Grant, cioè un grant, per chi non lo sapesse, dà il contributo importante dal punto di vista economico, grant che con l'aiuto anche della Rotary Foundation e del distretto sembra essere un traguardo molto prestigioso e di grande visibilità alla nostra portata. Il secondo service strutturale, come voi immaginate,
è un service che riguarderà un contributo operativo alle attività connesse con le celebrazioni dell'ottocentesimo anno dell'Università. La progettazione di questo service vedrà coinvolti il nostro club e l'Ateneo e anche gli altri club della provincia di Padova e, come sopra, potrà contare sull'attività di coordinamento dell'amico Alessandro Calegari. Vorrei darvi maggiori informazioni, ma poiché il service non è ancora completamente delineato, ne riparleremo dopo la pausa estiva. In ogni caso, accanto al service comune per gli 800 anni, il nostro club sta comunque pensando ad un autonomo service che si svilupperà a cavallo delle due annate, cioè la mia annata e l'annata, cioè... Va bene, un punto importante, perché è un service che opera a cavallo delle due annate, la mia annata e l'annata dell'amico incoming president Marco Petrin. In particolare, accogliendo un ottimo suggerimento proprio dell'amico Marco, stiamo preparando un libro che riguarderà tutti i soci accademici del nostro club, che oggi non ci sono più. Il terzo service consisterà nel fornire supporto concreto alla casa di accoglienza CAE di Mar, che ha per obiettivo quello di sostenere le famiglie in difficoltà nell'assolvimento del proprio compito educativo. In particolare, Caedimar offre accoglienza a nuclei familiari cosiddetti deboli, in particolare madri single e a bambini e ragazzi che non ricevono nella propria famiglia d'origine risposte adeguate ai bisogni connessi alla loro crescita. Anche in questo caso il Rotary Club cercherà di... Possiamo cambiare il microfono? Eccolo qua. Scusate. Anche in questo caso il Rotary Club Padova cercherà di contribuire anche in maniera tangibile alla mission educativa della casa accoglienza. Infine, il quarto ed ultimo service cosiddetto strutturale sarà dedicato al benessere del pianeta. Il titolo del service proposto dall'amico Massimo Malaguti è Un pianeta da curare, sostenere l'ambiente per il futuro della bellezza. L'obiettivo è quello di sostenere l'attività della scuola nel rendere i giovani maggiormente consapevoli della complessità e della fragilità del contesto ambientale in cui viviamo e dell'assoluta necessità di tutelarlo. Il progetto si articolerà su diverse fasi ed inizierà con un seminario residenziale che vedrà coinvolti i rappresentanti degli studenti della consulta delle scuole superiori della provincia. A seguire, gli studenti saranno coinvolti nella creazione di oggetti artistici o materiale fotografico secondo le diverse expertise, con realizzazione di un concorso specifico nelle scuole. Le opere e le fotografie create nel contesto del progetto saranno esposti in occasione di una mostra che dovrebbe essere allestita in città e che vede sin d'ora l'interessamento del comune nella persona dell'assessore alla cultura, il professor Andrea Colasi. Al di là dei service cosiddetti strutturali, certamente c'è spazio per altri service. Sulla base infatti dei bilanci degli anni passati, stimiamo che anche quest'anno il nostro budget permetterà la realizzazione di service aggiuntivi. Al primo posto, sempre in partnership con le amiche dell'Inner Wheel Padova CAF e l'interessamento della signora Scimone,
certamente noi abbiamo previsto la terza edizione del premio internazionale Claudio Scimone, la seconda edizione del premio Giuseppe Tartini e del premio Giovane Talento. Altre proposte di service aggiuntivi stanno arrivando e saranno vagliate con attenzione dalla Commissione Progetti d'Azione. Lo stato del nostro club, e qui ho quasi finito, vi chiedo solo altri 3 o 4 minuti di pazienza. Un pensiero ora va allo stato del nostro club, che ha superato bene questi mesi terribili grazie al lavoro di tutti. A molti ho chiesto di continuare con il loro impegno per il club e, devo dire, nessuno si è tirato indietro. Voglio ringraziare in particolare alcuni soci che già da tempo mi stanno supportando, ma anche sopportando, nel lavoro dell'annata appena iniziata. Questi soci sono Francesco Mazzarolli e Giovanni Rampa. Con loro vedo anche pesantemente coinvolti il direttivo tutti, e qui ho il piacere di ricordare a chi di voi non fosse un socio del nostro club che ho la fortuna di avere nella squadra: il presidente uscente Roberto Pacaniella, il presidente incoming Marco Petrin, i vicepresidenti Roberto Busetto ed Alessandro Calegari, il segretario Giovanni Rampi, il tesoriere Paola Passuello, il prefetto il buon Francesco Mazzarolli, i consiglieri preziosissimi Michele Forin, Alessandra Mingozzi, Daniele Saggion ed Anna Maria Zanelli, che oggi non è con voi. Il supporto naturalmente della nostra segretaria Raffaella Perrotta è chiaramente un punto aggiuntivo di forza del nostro club. Vorrei però ricordare anche il ruolo importante giocati dai presidenti delle commissioni, e qui mi piace ricordare velocemente il ruolo importante che questi presidenti giocheranno nell'interesse del nostro sforzo collettivo. Ricordo qui i presidenti Alessandro Calegari, Angelo Gatta, Roberto Buggio, Paola Passuello, Roberto Busetto, Giovanni Rampi, Mario Trivellato, Andrea Scannavini, Anna Maria Zanella, Daniele Saggion e Marco Petrini. Su ciascuno di voi, perché siete quasi tutti qua, conto molto per portare a termine con soddisfazione di tutto il club l'annata appena iniziata. Il presente del Rotary passa attraverso il suo futuro. Non possiamo fossilizzarci sulla gloria del passato o sull'attività del presente. Il nostro è un mondo che cambia e noi dobbiamo cambiare con lui, come ricordava Paul Harris. Da ciò la necessità di pensare al futuro del nostro club, il club più antico di Padova, che come tutti vede un progressivo aumento dell'età dei soci. Il presidente internazionale Sheikh Armetta ha tracciato una strada molto chiara, affermando: immaginate il cambiamento che noi come soci Rotary potremmo fare quando ci saranno tanti altri insieme a noi. Più persone per prendersi cura degli altri, più persone per servire e per cambiare le vite. Lo sforzo che ci attende è quindi anche quello di individuare nuovi soci, giovani, dotati delle qualità necessarie per appartenente a quello che è il Rotary e che pur sempre il primo club service al mondo. E mi auguro che almeno la metà di questi nuovi soci siano donne, e sto guardando qua naturalmente in quella direzione dove abbiamo ospiti nostri, gli amici del Rotary. Voglio concludere, dopo aver abusato della vostra pazienza, mi rendo conto, ritornando al concetto iniziale di benessere, di welfare, citando una frase di Robert Kennedy:
Kennedy diceva: abbiamo bisogno di lavoro, di impiego, quel tipo di impiego che consente ad un uomo di dire alla propria comunità, alla propria famiglia, al proprio paese e, cosa ancora più importante, a se stesso: ho contribuito a costruire questo paese. Il lavoro che ci attende è molto, l'impegno è fondamentale. Bene, io sarei straordinariamente felice, come penso lo sarebbe ciascuno di voi, se tra un anno, al prossimo giro di ruota, ci ritrovassimo ancora una volta tutti insieme e potessimo dire a gran voce: ho contribuito a costruire questo club, ho contribuito a costruire Rotary. E vi ringrazio per la vostra attenzione.